Da Salvatore Calleri, grandi film e musica in 432 Hz. Non ve lo nascondo, dei suoi 66 anni di esistenza non sappiamo praticamente niente. Ed è per questo che il soggetto di Anne de Poitiers è un enigma, un affascinante mistero. Come può il ricordo di una donna la cui vita per molti aspetti resta tutt'oggi un buco nero occupare un posto tale nell'immaginario collettivo da identificare Diane con il Rinascimento francese? Una cosa è certa, fu una delle donne più belle del suo tempo. Lo vedrete coi vostri occhi. Ora entriamo nella cappella funeraria di Diane de Poitiers. Qui la possiamo vedere pregare in ginocchio con le mani giunte. Un mistero. Il suo volto è stato dipinto, inciso e scolpito dai migliori artisti, ma non conosciamo i dettagli della sua vita. Incredibile. Chi era? Cosa sappiamo di lei? La sua nascita nel 1489. Cortigianeria nel sangue. Dov'ero rimasto? Suo marito, di 40 anni più grande di lei, muore nel 1531. Diane è una donna libera, ambiziosa, ma poco fortunata. Vi lascio con questa immagine. Abbiamo ancora il contenuto di tre bauli così da sistemare. Mia povera Pernette. Ah, Annette è talmente umida, ho il timore di calpestare un pesce. Se te ne piace qualcuno, non esitare. Serviti pure. Ormai sono vedova, voglio vestirmi solo di bianco e nero. No, ah no, quel vestito no. Mm.
Che vi è successo? Siete nella mia tenuta, Danette. Siete ferita? Buon Dio, ma che state facendo? Oh, ringrazio il cielo di avermi inviato un angelo a salvarmi. Ma io non sono un angelo, sono soltanto una donna. Sono caduta in questa trappola come una preda. Fate silenzio. Dei canti celesti narrano le vostre lodi. Li ascolto fin dall'infanzia. E questi canti si trasformano in immagini. Io vi vedo, là, in alto. La vostra bellezza è degna della vostra anima. E la vostra anima della vostra bellezza. Una corona fluttua intorno a voi. Sarete quasi regina. No, la corona. Voi sarete più di una duchessa, più di una principessa, più di una regina, sì. L'eternità, l'eternità. Giovanni Calvino. Giovanni Calvino qui in casa vostra. Regina di Navarra e sorella di Francesco I. Non è stato ancora deciso. Ma se accettasse di venire a parlare davanti a qualcuna delle mie amiche, voi ci sareste? Oh, sapete, madame, io e i protestanti... Ciò che predica il signor Calvino non riguarda solamente l'aspetto religioso, riguarda anche un altro modo di vivere, soprattutto per noi, le donne. Potrei anche aver frainteso il suo pensiero, ma mi sembra che la sposa cattolica si sottomette interamente a Dio e al suo consorte, mentre la moglie protestante viene chiamata a essere libera? Sono queste le parole che stavate cercando? Ci rimproverano così tante cose. Ad esempio, la passione per il gioco. Sembra che le donne vi si dedichino molto più volentieri degli uomini. Scacco matto. Ho appena vinto. Sono desolata. Siete stata brava. Mi avete sconfitta. E in modo brillante. In tutta onestà, madame, nulla mi piace quanto vincere. Nel gioco, in amore, negli affari. Vincere! Sarà per questo che apprezzo tanto la caccia. O magari è perché voi siete la cacciatrice. Come vuole, ma avete perso. Ho diritto alla mia ricompensa. Siete proprio una bambina. Quanti anni avete? Oh, beh, madame. È una domanda a cui non risponderò mai. Se potessi essere regina come voi... Chissà che un giorno non possa succedere. Avreste bisogno di un principe che vi ami e che vi sposi. Servirebbe che l'uomo di cui parlate fosse già re o sul punto di diventarlo. Temete che non ci siano altri pretendenti da sposare? Vorrei ricordarvi che mio fratello, il re... ha due figli. Sapete, Francesco è il suo delfino. Ma come, madame? Io? Regina di Francia? Ebbene, se il delfino vi intimorisce troppo, vi resta l'altro. Oh.
il fratello minore, il principe Enrico. Li ho conosciuti da bambini. Potrei essere la loro madre. Certo, lui non sarà re, ma ha un amante molto abile alla corte di Francia. Ha quasi il potere di una regina. Volete dire come Anne de Pichelieu, la duchessa di Etampes? Parte di queste pelli viene dalle Americhe, da quei territori scoperti di recente da Colombo. Non mi interessa, hanno un cattivo odore. Guardatele, Camus, o piuttosto annusate. Ma è perché questi guanti sono nuovi, madame. Sono stati appena conciati e devono essere ancora profumati. Ma immaginate una fragranza a base di essenza di cedro e muschio. Permettetemi, madame, di chiedere il parere di sua maestà. Oh, è inutile. Il re la pensa come me e fa ciò che voglio. Quanto all'odore che ha menzionato, mi sembra proprio di averlo già sentito sulla scia di quella vecchia... Quella vecchia? Mia cara, ma di che state parlando? Di Diane de Poitiers. Ma vi posso assicurare che non l'ho guardata. Mi immaginavo già i rimproveri che mi avreste fatto, ma non avevo notato che... Che ha i seni avvizziti e le natiche cadenti. Sapete, sire, che sono nata il giorno delle sue nozze con il suo vecchio marito? Vale a dire che era già una dama d'altri tempi, quando io ero solo una bambina. Ma, cara, non ci saranno più di 10 anni di differenza tra lei e voi? Forse. Ma sono anni che nella vita di una donna contano doppio, ammettetelo. Mi sono sempre chiesto perché la detestiate fino a questo punto. Io e lei eravamo damigelle della regina Luisa, vostra madre. Diana ha reso i miei 3 anni di apprendistato una lunga umiliazione, non perdendo mai un'occasione per sminuirmi, dicendo a chiunque di essere superiore a me per nascita, per sorte. La sua fortuna? Una fortuna contadina. Una parvenza di maniero vicino a Dreux, qualche tenuta di campagna, 2 tenute di caccia... Sono sicuro che non abbia mai posseduto nulla di lussuoso e raffinato come questi guanti. E aggiungo, sire, che il loro colore è in perfetta armonia con la carnagione così delicata di Madame la Duchessa. E ancor di più, oserei dire, con la carnagione... No, no, basta. Ho sentito parlare troppo della lunare freschezza della carnagione di Diane de Poitiers. Io la odio, la aborro, la detesto. E non provate a impedirmi. Me ne guarderei bene. Tanto più che quando il sonno mi sfugge, uso la vostra rivalità per poterlo ritrovare. Immagino un duello di bellezza tra di voi e contare gli insulti, soprattutto i vostri, è molto più efficace di contare le pecore. Madame, c'è l'architetto Philibert Delorme per voi. Entrate, signore, entrate. Qui siete a casa vostra. Come in tutti i castelli di Francia, poiché tutti devono a voi una parte della loro bellezza. Avete avuto il tempo di studiare il caso del mio maniero? Ah, un maniero, dite? Io credo invece che Annette somigli più a una tenuta di caccia, sempre che non dispiace all'umidità. Mio marito, il gran Siniscalco, trovava che Annette somigliasse a un battello. Un battello? Magari uno che sta affondando. E io vi ho mandato a chiamare per impedire che affondi. Prego. Voi ricostruirete Annette. Ah, beh, questo richiederà del tempo. Oh. Molto tempo. Per me il tempo non è un problema. Madame, questo lavoro richiederà anche del denaro. Molto più denaro che tempo. Avrete tutto il necessario. Ho qui per voi un piccolo anticipo. Oggi è giovedì. Lunedì prossimo inizierà ad allestire una stanza nascosta, un gabinetto, il mio piccolo gabinetto segreto. Non vi preoccupate, saprò tenere segreto il vostro luogo proprio come i costruttori delle piramidi sapevano tenere il loro segreto. Madame, tra architetti quando si è in confidenza è comune usanza dire sarò come un iniziato. Volete dire che voi vi interessate all'esoterismo? Beh, non vorrei deludervi, ma i misteri con cui ho avuto l'onore di confrontarmi riguardano più la geometria e la matematica che l'occultismo.
Il mio mistero è la seduzione, quindi mi costruirete un castello con tal spirito. A lunedì? Ah, madame, mi dispiace. Devo dirvi che lunedì sono obbligato a recarmi alla corte del nostro re, che riceverà l'imperatore Carlo V. Carlo V? Ma lui è il suo peggior nemico. La sconfitta a Pavia è stata per Carlo V, la prigionia a Madrid è stata per Carlo V, l'esorbitante riscatto di 200.000 scudi d'oro è tutta colpa di Carlo V. E i bambini consegnati come ostaggi e tenuti prigionieri per 4 anni sono colpa sua? Sì. Prego. Almeno, sorella, vi ospitano nello sfarzo. Lo ero ugualmente a Lisbona. Il vostro marito di allora, il re Emanuele, non era così, diciamo, decorativo come Francesco I. Eviterei volentieri queste decorazioni. Per Francesco non sono neanche una donna. Grazie del regalo, Carlo. Non soltanto lui non mi dimostra alcuna forma di affetto, ma senza alcun riguardo nei miei confronti ostenta apertamente la sua amante, quella vipera di Anne de Pisseleu. Illuminatemi, sire. Perché avete scelto la salamandra come emblema? Perché è un animale straordinario. È l'unico essere vivente che può gettarsi nel fuoco e spegnerlo senza soccombere. Il motto che l'accompagna, nutrisco et extinguo, sembra suggerire che sia l'animale ad accenderlo. Si tratta del fuoco sacro della fede nella nostra Santa Madre Chiesa. Devo alimentare questo fuoco buono. Ma inoltre devo anche spegnere quello cattivo. Quello della cosiddetta nuova fede propugnata dagli adepti della Riforma. Fuoco contro fuoco. Argomento scottante, in effetti. Ma pensavo che il motto parlasse più del fuoco della passione che gli uomini alimentano e che a volte faticano a spegnere. Madame, che felice sorpresa. Avevo sentito che non sareste venuta. Sire, temevo di non avere alcun posto in mezzo a questa corte luminosa e gioiosa. Io sono ancora in grave lutto, sire. È vero ciò che mi hanno detto? Volete ricostruire il castello di Anne e far erigere una tomba per il vostro defunto marito nella cattedrale di Rouen? Saranno spese ingenti. È questa la ragione della vostra presenza qui? Sì, sì, lo confesso, sire. Mi serve del denaro, molto denaro, e in fretta. La Chambre des Comptes rifiuta di versarmi le somme dovute al mio defunto marito.
Mio signore. Vi prego, madame, non vi disturbate per me. Quindi voi pescate con un arco? La pesca è stata fruttuosa? Sì, anche se qui non ci sono molte carpe. Almeno sono combattive? Non molto. E se il vostro obiettivo fosse qualcosa di più prezioso di un pesce? Io voglio solo pesci, perché posso catturarli e rilasciarli quando voglio. Quindi le vostre catture vi sono indifferenti? A me sì. E invece a voi, mio signore? Temo di non aver capito bene il vostro nome ieri sera. Diane, figlia di Jean de Poitiers, visconte d'Étoile. E che altro? Ho perso mia madre quando avevo 6 anni. Oh, troppo complicato. Con il vostro permesso vi chiamerò semplicemente Diane. Oppure non vi chiamerò affatto. Bene, sire. Perdonatemi, madame, se vi ho offesa. Non era mia intenzione. Permettetemi di dirvi che sarebbe un peccato se rifiutaste di ascoltarmi. Che ne direste di beneficiare della mia protezione e del denaro di cui sembravate aver tanto bisogno ieri? Di grazia, risparmiatemi la vostra... Fortitudine? Oh no, madame, non è ciò che voi pensate. Ho saputo che vi è stata già presentata mia sorella, la regina Eleonora. Sì, è una persona veramente ammirevole. Questo suo giudizio mi fa ben sperare che non vi dispiacerebbe condividere un po' di intimità con lei. Ne sarei più che felice. Approvo. Sappia che la mia cara Eleonora ha portato con sé alcune persone che la circondavano quando era ancora regina del Portogallo. Dogna Amelia, Dogna Armanda, Dogna... Basta così. Sarete la sua unica dama di compagnia. Lei vi farà ottenere dal re tutto ciò di cui avete bisogno. La vostra proposta è indubbiamente allettante, ma... quale sarebbe il vostro interesse? Con piacere mia sorella e con piacere voi. Volevo dire il vostro interesse personale. Oh, beh, vi sarei grato se di tanto in tanto mi deste qualche informazione su ciò che dicono alla corte di Francia sulle mille e più piccole cose che compongono la vita di un regno. Ci capiamo, madame? Perfettamente. Intendete fare di me la vostra spia? Spia, che termine volgare. Ciò che vi propongo è un accordo in cui l'eleganza sarà al primo posto. Così ogni volta che farò un regalo a mia sorella, un gioiello, una toletta, un cane segugio... In Tirolo abbiamo un segugio nero e marrone che durante la caccia dimostra un notevole fiuto e sicurezza. Impressionante. Per ogni regalo che riceverà mia sorella, la sua dama ne avrà uno uguale o l'equivalente in oro. Sappiate che quale che sia il livello della vostra eleganza, io resterò sempre fedele al mio sovrano. Finalmente a casa. Per Ned è questo il mio regno. Che viaggio lungo. Sì. E quanta polvere. È un emissario del re. Oh. Dovremo ripartire domattina all'alba. Così presto. So soltanto che si chiama Pernet. E qual è il suo cognome? Ha importanza? Le serve non hanno bisogno di nomi infiniti come noi. Per caso qualcuno ti ha mai chiamata Mademoiselle Isabelle di Vouville? Ti chiamano Isabelle. Questo basta per farti arrivare, come è bene che sia. Voglio che tu diventi amica di Pernet. Se vorrà esserlo. Questo sarà un tuo problema.
Fai in modo di piacerle. Quando avrai ottenuto la sua fiducia, mettila alle strette. Interrogala. Falla parlare. Assillala finché non ti dirà la verità. La verità? La verità sulla sua... E viaggiate sempre in compagnia della vostra domestica? Burnett non è una semplice domestica. Darebbe la sua vita per salvarmi. Per salvarvi? Ma voi non correte e non correrete mai alcun rischio. Vedete, Diane, com'è tornato saggio il mondo. Con Francesco abbiamo il migliore dei nostri re. Carlo V gli ha giurato amicizia e se per caso dovesse dimenticarlo, Enrico VIII si è impegnato a ricordargli il giuramento. Credetemi, avremo una buona estate, un buon raccolto e una bella vita. Senza dubbio. Ma cosa vuole da me il re? Perché mi ha convocata? Voi lo sapete, madame? Sì, ma lascio che sia lui a dirvi di cosa si tratta. Mio fratello odia che gli si rovinino le sorprese, soprattutto quando sono belle. Posso solamente dirvi che si tratta di una missione particolarmente delicata, che mi sembra fatta apposta per voi. È superbo. È magnifico, soprattutto quest'arco. Madame, sembrate sorpresa. Eppure dovreste essere abituata a ristrutturare la carpenteria, come anche le mensole o i marmi. Sire, allude ai lavori del mio piccolo castello. Si tratta solo di rendere Annette degna di accogliere un re nel caso mi omaggiasse di fermarsi lì un giorno, Vostra Maestà. Queste non sono spese che vanno oltre la vostra disponibilità finanziaria? E poi, più si invecchia, più è difficile farsi prestare del denaro. A me non prestano, madame, mi donano. E poi la giovinezza di Diane de Poitiers non è forse ritenuta inalterabile? Oh, sì, con un pizzico di illusione si può far credere qualsiasi cosa. Di illusione, dite? Non sarà che state praticando la magia? Non mi sorprenderebbe. Ditemi, duchessa, di questi tempi chi non ha almeno un astrologo nella sua corte? Io, madame. Ma ho di meglio. Ecco, io posso beneficiare della protezione dell'astro supremo. Si tratta di mio figlio. Monsignore il Delfino? No, l'altro. Enrico? Il più giovane, sì. Un bambino delizioso. Ormai è diventato un giovane uomo. L'ho visto poco da quando è uscito dalle prigioni spagnole. Enrico, un bambino delizioso? Durante la prigionia si è guadagnato l'odio dei suoi carcerieri. Li demoralizzava con tutti gli insulti possibili. Gettava loro il cibo in faccia con il pretesto che ciò che gli veniva servito era ignobile e per 3 volte ha dato fuoco alla sua stanza. Sire, i bambini di Francia, i vostri figli, erano alloggiati in celle, non stanze. Voi li avete visitati? Me li ha descritte lui nelle lettere che mi ha inviato. Mio figlio vi ha scritto? A voi? Perché non ho letto tali lettere? Perché a me che le ha indirizzate. Ciò che riguarda i miei sudditi riguarda anche me. E ancora di più se si tratta dei miei figli. Dove sono? Io le ho bruciate. Cielo, madame, la sfacciataggine non vi manca. Ma non parlavano di politica. Parlavano della sofferenza di un giovane ragazzo che aveva perso sua madre e che per 4 anni è rimasto nelle mani di nemici che lo trattavano come un criminale. Da allora Enrico è cresciuto in altezza e in forza. E in malinconia? Che ne sapete? Mi è capitato di incontrarlo per caso sulle scale o in una galleria. Si aggirava con l'anima in pena, come se nulla lo interessasse. Oh, sì. Conosce a memoria i primi 4 tomi di Amadis de Gaulle. Quella vecchia storia cavalleresca, il cui personaggio del bel tenebroso è ora il suo modello. Enrico non fu consolato per la morte di sua madre. So cosa si prova. Io ho perso la mia da bambina. Convengo che abbia potuto soffrire della mancanza di sua madre. È per questo che ho pensato di chiedere a una donna, che non dovrebbe lasciare indifferente un ragazzo come lui, di fare di mio figlio un uomo, mi capite?
Vostra Maestà, naturalmente, sta pensando alla duchessa de Tomp e desidera il mio parere. No, madame, non è a Dan che penso, ma a voi. Che siete stata una madre esemplare per come avete allevato le vostre due figlie. Voi pensate a me... Far tornare il sorriso a mio figlio Enrico. Certo, non è lui che sarà chiamato a succedermi, ma mi piacerebbe vederlo un po' più realizzato. Pensate di poter fare qualcosa? Oh, sì. Quanto entusiasmo all'improvviso. È perché so di poterlo fare. Potrei rendere Enrico pienamente... uomo. Pienamente uomo. Monsieur et Madame de Brézé. Monsieur de Brézé, Madame. Sire, il padre della mia sposa è stato condannato a morte. Lo so, è questo il prezzo per l'alto tradimento. Sire, sarà giustiziato sabato. In place de grève. Sabato? Di già. È vecchio. È malato. Sono venuto a sollecitare la vostra grazia. Madame, è inutile che io ascolti la vostra supplica. Conosco già tutti i termini. Ascoltate voi quello che ho da dirvi. Sto solo applicando la legge che punisce chiunque danneggi la persona del re o l'integrità del regno. In merito all'età di vostro padre e dei servizi che ha reso alla Francia, sono stato il più magnanimo possibile. Ho ordinato che non venga sottoposto a interrogatorio contro il parere del medico del Parlamento, che riteneva che vostro padre potesse sopportare la tortura. Vostra Maestà, come posso ringraziarvi per questa generosità? Venite, madame. Questo castello ha più di 400 stanze. Di sicuro ne troveremo una in cui dar seguito a questa conversazione a proposito della mia generosità. Portate al siniscalco una bottiglia di quel cognac che mi piace tanto, quell'acqua vite che ora porta il nome della città in cui sono nato. Sì? Sì? Buongiorno. Buongiorno, Isabella. È quello che mangio che ti fa arricciare il naso come un coniglietto? Senti che buon profumo. Il suo nome è Torrone. È una novità. Miele, mandorle... e noci. Tieni, assaggialo. Ah, ne vuoi ancora? Tieni, però. È un dare e avere. Io ti darò tutto il torrone che riesci a mangiare se tu, in cambio di questo, mi riveli i segreti della tua padrona. Ma la mia padrona non ha segreti. Invece sì, quelli della sua bellezza, della sua giovinezza che non svanisce. No, nessun segreto. La sua carnagione è troppo luminosa, conosce per forza degli unguenti particolari. No, è solamente che la mia padrona ha una regola di vita che, insomma, non è per tutti. Beh, allora, parlami di questa regola di vita. Ma non è niente di misterioso. Tutte le mattine al risveglio fa un bagno nell'acqua ghiacciata. L'acqua lunare. Acqua lunare? È un'acqua magica. Mio Dio, no. È acqua del cielo, della sciocca acqua piovana. Ma che io attingo da un certo pozzo in cui la luna piena risplende. La luna piena, dici? Sì, esatto, la luna piena. Credo di aver scoperto ciò che volevate, madame. È abbastanza compromettente da danneggiare quella persona. Direi che potrebbe avere delle conseguenze mortali. Nipote mia, che ci fai qui? Ero in ansia di vedervi, Eminenza. Ho appena ricevuto una notizia. Si tratta di magia, di stregoneria. Sono ancora molto turbata. Parla, ti ascolto, mia cara.
riguarda Diane de Poitiers, a quanto pare lei... Pensate che sia molto scortese, non è vero? Per quale motivo dovrei abbandonare tutto e correre da voi? Perché siete una persona importante? Sono solo i ciarlatani, madame, che trattano in maniera diversa il paziente ricco e di buona famiglia e il paziente povero e senza nome. Io ho la pretesa di non fare alcuna differenza tra le persone che hanno bisogno di me. È la prima volta che ci vediamo. Senza dubbio. Voi siete Diane de Poitiers, figlia di Jean de Poitiers e visconte d'Étoile e signore di Saint-Vallier. Da poco rimasta vedova di Luigi di Brézé, grande siniscalco della Normandia. Tutto questo è corretto. Mentre eravate ancora nel vicolo lì fuori, io ero già a conoscenza di chi foste. Io non ho alcun bisogno di vedere per sapere. Se... ve lo chiedessi, voi potreste farmi l'oroscopo e svelarmi che cosa mi riserva l'avvenire? Certamente. Dell'oro. Non ne ho alcun bisogno. In quanto alchimista posso produrre tutto l'oro che desidero. Ma io non vi do quest'oro, ve lo affido, affinché lo trasformiate. In quale cosa più preziosa si può trasformare l'oro? L'oro bevibile. Lo conoscete? Innanzitutto non si dice oro bevibile, ma oro potabile. E sì, lo conosco. E non vi consiglio affatto di berlo. È un decotto dal gusto terribile. Secondo i cinesi, berlo regolarmente allunga la vita, forse al punto tale da diventare immortali. Voi credete che sia davvero desiderabile l'immortalità? Dio vi ha già promesso quella dell'anima e voi volete di più? Quella del corpo. Il corpo non è solo polvere. È attraverso di lui che possiamo provare la gioia. Il piacere che possiamo gustare la bellezza del mondo. Allora, Nostradamus, mi preparerete questa bevanda? Nella stanza in cui ci troviamo ora, mi è capitato di invocare degli spiriti. Ricordo che a volte, a rispondere al mio appello sono stati i demoni. Tra loro e me il confronto è stato terribile. Ma sono riuscito a rimandarli all'inferno ogni volta senza dare loro ciò che pensavano di poter ottenere da me. E sono giunto alla conclusione che al mondo non ci sono demoni irresistibili. Non posso dire lo stesso delle donne. Di alcune donne? A essere preciso, mi riferisco a una specifica donna. E la denuncia,
ci è stata fatta da Sua Eminenza il Cardinale Sangan, Vescovo di Orleans. Per iscritto oppure oralmente? Oralmente, e moltiplicando le precauzioni oratorie. Ho raccolto io la sua deposizione. Riassumendo, niente è sicuro, ma il peggio è ancora probabile. È la tua sensazione? La persona incriminata è vicina al trono e sta facendo di tutto per avvicinarsi ancora di più. Questo significa che potremmo utilizzarla per convincere Sua Maestà a essere più rigoroso verso gli Ugonotti? Sì, è un'ipotesi. È una cattolica devota e frequenta i duchi di Guise, anch'essi ardenti difensori della fede. Come si chiama questa donna? Diane de Poitiers, vedova a Brézé, signor Inquisitore. Una semplice denuncia orale non può certo bastare ad accendere nuovi roghi. Sua Maestà è di una tolleranza che rasenta lo scandalo. Abbiamo bisogno di una lettera scritta, datata e firmata dalla mano del Cardinal Sangan. Quindi abbiamo bisogno di una lettera che sia un vero atto d'accusa. Ci penso io, signor Inquisitore. Ebbene? Avete parlato con l'Inquisitore? Sì. Ma siete proprio sicura di mantenere la vostra accusa? Perché dovrei ritirarla? Molto bene. Ma è necessario che Sua Eminenza, il Cardinale, scriva una lettera d'accusa. Lui lo farà. Datemi il modello di missiva che desiderate e mio zio lo ricopierà parola per parola. Vi devo comunque avvertire che se l'Inquisitore Generale arriverà alla conclusione che Diane de Poitiers è coinvolta in pratiche occulte, che potrebbero rivelarsi perfino sataniche, allora sarà arrestata, sottoposta a interrogatorio e probabilmente bruciata viva. Se è questo che voi volete... No, non questo. Ho soltanto fatto un favore a mio zio, il Cardinale, suggerendogli di affidare l'indagine di questo orribile caso all'Inquisitore Generale del nostro regno. È incredibile come queste piante, sotto il loro aspetto seducente, siano delle vere assassine. Proprio come alcune donne. Madame, non andate a dirlo alla duchessa de Tompe. Perché? Anne de Pisseleu si interessa di piante? No, è soprattutto a voi, madame, che si interessa. Si domanda con profonda insistenza se voi siete o no una strega. I vostri bagni di acqua lunare, ad esempio, la affascinano. Di acqua lunare? Piccola scellerata, sei tu che chiami l'acqua piovana acqua lunare. Che cosa hai raccontato alla duchessa? Ho solo incontrato la domestica della duchessa de Tompe. Cercava degli aneddoti divertenti su di voi e gli ho detto questo. Perché cercava degli aneddoti divertenti? Per rallegrare l'Inquisitore Generale, doveva andare a trovarlo. A quanto pare è un uomo molto sinistro. Lui non è solo sinistro, ma pericoloso. Estremamente pericoloso. Madame? Mio signore, vi stavo cercando? Giusto... E come in una farsa di Triboulet, allo stesso tempo, appaio io? L'effetto è un po' teatrale, madame, non credete? In ogni caso, sono felice di vedervi. Diane de Poitiers. Allora, come mai mi stavate cercando? Sono anni che sembrate passarmi davanti senza vedermi. Mio signore, a essere sincera, ho pensato che voi non aveste memoria di me. Oh, fin nel minimo dettaglio. Il bidasso ha l'odore forte di quel fiume, quello resinoso della barca. Il vostro viso che tocca quasi il mio. Voi ve ne ricordate? Sì, ma voglio dimenticare quel giorno e non sentirne parlare mai più. Chiaro? Ve lo prometto. Quella
Marco, con questo cielo blu e limpido, stavate andando a caccia? Torno Aurora, ma sono stato talmente maldestro da non essere riuscito a conquistare alcun trofeo. Mentre mi è giunta voce che siete una cacciatrice eccezionale. E volete che vi dia qualche modesto consiglio, signore? Questa carta non è accurata, sire. Al centro di questo mare c'è un'isola a mo' di muraglia. Vediamo con che cosa potrei darvi un'idea dell'ostacolo. Non rovinate la mia scarpa. È di raso. Queste terre lontane non sono forse piene d'oro? Così pare, madame. Ma quest'oro, se esiste, è protetto dagli isolani. Beh, se sono solamente gli isolani, basta metterli a morte. Vi prego, madame. Siete noto per la vostra determinazione, Montgomery. È possibile che la natura angosciosa di Enrico, vostro amico inseparabile, stia passando a voi? Enrico non è angosciato, madame. Ha il senso delle responsabilità. Quali responsabilità? Se fosse il delfino, non lo direi, ma... Diane de Poitiers è a corte. Dice di aver viaggiato tutto il giorno da quando ha lasciato Annette senza fare sosta. Perdonatemi, sire, ma non lascerete che una vedova di bassa nobiltà possa interrompere e disturbare un consiglio di tale importanza? Dite a questa persona che Sua Maestà è troppo occupata per riceverla. Siete fin troppo sprezzante, madame. Diane de Poitiers non è una persona qualunque. Era la moglie di Luigi di Brézé, da cui ha ereditato il titolo di grande siniscalco di Normandia. Un'eredità già controversa e che potrebbe esserle negata dal Tribunale dell'Inquisizione. L'Inquisizione? Diane de Poitiers sarebbe dunque un'altra adepta della riforma? Anche lei? Queste persone sono veramente ovunque. Caro Montmorency, l'Inquisizione non la sospetta tanto di protestantesimo quanto di stregoneria. Come fate a saperlo, madame? È mio zio, il cardinale Sangan, che ha avvisato il frate Matteo Ri, l'inquisitore generale del regno. Francesco, di là c'è Diane de Poitiers che insiste. Fatemi parlare con lei. Sì. La farò allontanare. Permettetemi di assistere alla sua disfatta. Una disfatta che diventerà disperazione. È già venuta da me qualche anno fa a implorarmi di risparmiare il suo infido padre. Mi conosci, so essere intrattabile. Preferirei che tu non assistessi a questo spettacolo. È così che vi preferisco, quando siete deciso e cattivo. Sono venuta a disturbarvi, sire. Voi non disturbate, madame. Ma vi prego di risparmiarvi i discorsi. Credo di sapere cosa vi porta qui. Non so cosa immaginiate. Diffidate dell'immaginazione della gente di chiesa. Guardate a quali conseguenze hanno portato i riformati. Non capisco cosa possa avere il grande inquisitore da rimproverarmi. Con quelle persone, madame, quando si capisce dove vogliono arrivare è già troppo tardi. Ma se dovessi trovarmi in difficoltà... Non ve lo auguro. In tal caso, vostra maestà... Mi dareste il vostro aiuto, visto che mi sono impegnata ad aiutarla nell'educazione di Enrico? Per quanto riguarda Enrico, i rischi che correrete con lui non mi sembrano così grandi.
La vedete? Non ci ha sentiti. Non posso mancarla. O la spaventerete. Mancata? Eppure ogni volta che usciamo non faccio che seguire i vostri consigli alla lettera. La vostra attenzione è troppo rivolta verso di me. Durante la caccia, come vi ho già detto, non bisogna lasciarsi disturbare da niente e nessuno. Nemmeno da un angelo? Se a me che fate allusione, sono tutto fuorché un angelo. E ben presto potrete verificarlo voi stesso. Sapete che vostro padre mi ha affidato la cura... Di cosa? Di perfezionare la mia educazione per ammorbidirmi e smussare le mie asperità? Di prepararmi a ricevere la parvenza necessaria per vivere alla corte di Francia? Mi trova spaventosamente maleducato, vero? Se dovessi succederglielo capirei, ma mio fratello diventerà re, non io. Avreste voluto essere al suo posto? No. Io avrei voluto essere un orologio. Un orologio? Sì, o un pendolo o una clessidra a sabbia. Avrei voluto essere una qualsiasi invenzione che aiuti a misurare il tempo. Per me il tempo non è un problema. Io il tempo... Talvolta vorrei farlo accelerare. Perché la vita, madame, la vita è troppo lunga. Che cosa avete? Sembrate triste. Vostro padre rifiuta di proteggermi. Di proteggervi? Qualcuno vi vuole male? È ancora solo una minaccia, ma ho paura. Conoscete il frate Mathieu Ri? Sì, il grande inquisitore. Qualcuno gli ha parlato di me, qualcuno di malvagio. Mi fanno passare per una maga, per una strega. Mio signore, non voglio piangere in vostra presenza. E perché? Io non ho forse pianto davanti a voi? Sì, su quel fiume di cui non devo fare il nome. Ma voi eravate un bambino e vi sentivate come se il mondo vi avesse abbandonato. Mi avevano abbandonato tutti, tranne voi. Ora sono io che non vi abbandonerò. Ma voi cosa potete fare? Per cominciare vi do un consiglio. Non aspettate di essere convocata dall'inquisitore. Se no, tremerete mentre vi inginocchierete davanti a lui. Non fategli un tale piacere. Anticipatelo. Fategli visita di vostra sponte. E restate in piedi, fiera e forte. Con quale pretesto gli dovrei chiedere udienza? Propongo di rifletterci. E di rivederci per confrontarci. Che ne dite? Di cosa? Di confrontarci? No. Di continuare a vederci. Vi ho forse convocata? No, signor inquisitore. Quindi siete venuta qui davanti a me di vostra spontanea volontà? Sì, signor inquisitore. Questo non è un evento comune, non è affatto un evento comune. Ancor di più se si conosce la mia reputazione. E voi la conoscete, la mia reputazione? Conosco le virtù che vi attribuiscono. Un rigore... che può arrivare perfino all'intolleranza. Una tale severità che talvolta mi si accusa di spingere fino al fanatismo. Sì, signor inquisitore. Tale reputazione fa sì che qualcuno si presenti da me senza essere convocato, che venga qui con la forza. Mentre è più comune... Cos'è? Non avete paura? Non dico questo, ma sono comunque al vostro cospetto. Ah, forse è qui per denunciare qualcuno, allora. No, provo orrore per la delazione. La verità, signor inquisitore, è che mi hanno informata dei vostri sospetti su di me. Così sono venuta a sentire cosa avete da rimproverarmi, al fine, se possibile, di dissipare al più presto i sospetti.
State forse fingendo di non avere alcuna idea delle rimostranze che la vostra condotta potrebbe comportarle come contrappasso? Non mi considero una santa, ma non credo nemmeno di essere un demonio. In realtà, sono solo una donna. E per la Chiesa siete solamente un'anima. E le anime non hanno né sesso né genere. Appartengono a Dio, oppure appartengono al diavolo. Riflettete, madame. Interrogate la vostra coscienza. Siete talmente certa di non aver detto o scritto o anche pensato niente contro la Santa Chiesa? No, io questo non lo credo. Dio mi è testimone, no? Evitate di prendere Dio come testimone. Non abbiamo alcun segno che l'Altissimo desideri appoggiare la vostra causa. Ora andiamo a esaminare la vostra purezza. Siete forse sposata, madame? Sono vedova. Sì, sì. Ma sempre decisa a piacere agli altri, non è vero? Dopotutto, Gesù non ha condannato la donna che ha versato sui suoi piedi quel flacone di profumo prezioso. Su, via, conosco i Vangeli meglio di voi, madame. Per conservare la vostra giovinezza, il vostro aspetto giovanile, mi dica, a quali sotterfugi avete fatto ricorso? Nessun sotterfugio. Uso solamente sostanze naturali. Dei regali del buon Dio, come direbbe Pernette. Chi? Pernette, la mia domestica. Le voglio molto bene. Ma non è proprio questa ragazza che vi ha iniziata all'oro potabile? La bevanda ottenuta dalla dissoluzione delle particelle d'oro e di cui, a quanto mi hanno riferito, voi ne bevete un bicchiere tutte le mattine? Sì, l'oro potabile è stata per Ned, ma non c'è proprio nulla di magico. Voi come fate a saperlo? Sono a conoscenza di molte più cose di quanto pensiate, madame. E allo stesso tempo siete proprio voi che siete a conoscenza di cose a proposito dei riformati. Ma io non frequento quelle persone. Morissi anche di fame, non mi siederei mai alla tavola di un ugonotto. Oh, mi hanno chiamato per i vespri. Fermiamoci qui per oggi. Per oggi? Sì, come siete stata libera di venire, ora siete libera di andarvene. Ma siete anche libera di ritornare, ora che siete a conoscenza della strada. Spero di rivedervi molto presto in mia udienza. E senza che sia necessario mostrarmi troppo insistente nei vostri confronti. Il signor inquisitore è soddisfatto? Rispetto all'inquisizione spagnola, l'inquisizione francese condanna troppo poco per i miei gusti. Affinché Roma ci porti rispetto, sarebbe necessario imputare e consegnare con maggior dovizia al braccio secolare degli eretici di alto lignaggio, come la donna che è appena uscita. E Diane de Poitiers sarebbe una blasfema. Una sacrilega. Spetta a noi doverlo dimostrare.
Hai sentito quel rumore? Cosa? Quale? Quale rumore? Da dietro la porta. Come se qualcuno tentasse di entrare. No, sarà qualche animale infestante, senza dubbio. Certamente non un essere umano. Nessuno può entrare nel castello senza essere notato dal conte di Kervan, di cui mi fido ciecamente, e che dorme con un occhio aperto dietro quella porta. Vedrò se hai sentito qualcosa di insolito. Vengo con te. Non voglio restare sola. Ho paura. Non hai motivo di aver paura. Veri articoli sugli orribili, grandi e inopportuni abusi della messa papale inventata direttamente contro le nostre... Basta! Un altro testo di quegli ugonotti che criticano violentemente la nostra santa messa! Che audacia, che impudenza! Come hanno osato appendere i loro manifesti sulla porta della mia camera! Kervan! Suppongo che il conte di Kervan potrà rispondere alla tua domanda. Kervan, eccovi finalmente! Dove eravate? Mi ascolti, Sir. Quei cani non rispettano niente. Hanno appeso i loro abomini ovunque. Lo so, c'erano questi rifiuti anche sulla porta della mia camera. Senza dire che avrebbero potuto anche entrare e pugnalarmi. Sir, io... No, basta così. Non mi fido più di voi. Lascerete il castello domani, di buon'ora. Uscite! Vi voglio molto bene, Diane de Poitiers. Anch'io vi voglio bene, madame. Questa forse è l'ultima volta che ci vediamo. Perché tra non molto sarò in viaggio, o in fuga, dovrei dire. Una fuga motivata dalla paura. Sono molto inquieta per la piega che sta prendendo la disputa religiosa. Mio fratello è sconvolto a causa di quei manifesti. Lui, di solito così tollerante, ora sta precipitando nella rabbia cieca. Vuole fare una repressione tanto furiosa che persino io ora ho paura di lui. Ma voi non avete fatto nulla? Numerosi sono gli ugonotti già pronti a seguirmi per sfuggire alle ire del re. Diane, più avanti, vorrebbe unirsi a loro. Vorrebbe venire a Navarra. Ma perché dovrei fuggire? Io sono cattolica, non ugonotta. Il pericolo per voi non viene dalla vostra religione, ma dall'odio geloso che prova per voi la duchessa d'Etampes. Anne de Pisseleu non è lontana dal vero. Sembra che contro di voi sia riuscita a raccogliere delle testimonianze della vostra partecipazione a degli atti satanici. L'inquisitore generale sta già costruendo un caso contro di voi. Sono pronta a difendermi. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E io benedico il Signore per averci permesso di incontrarci oggi. Non ho nulla da nascondere. Ne siete così sicura, madame? Le cose si sono evolute dall'ultimo incontro che abbiamo avuto. Evolute? In che senso, signor inquisitore? Mi hanno riferito che in diverse occasioni, da sola o a tarda notte, vi siete recata in gran fretta
quasi di nascosto, in un certo dispensario per potervi procurare... Degli unguenti, sì, e anche delle marmellate. E questi prodotti sono realizzati da persone di fede, da monache di clausura? Non esattamente, signore. In realtà è il mio fornitore... Certo, Michel, di Notre Dame. Detto Nostradamus. Sapete che la Santa Inquisizione condanna l'alchimia, l'astrologia, le profezie e tutto ciò che pratica il vostro fornitore? Sta a voi essere saggia e prudente. So bene, come tutta la corte, che il principe Enrico ha occhi soltanto per voi. E se anche fosse vero, signor inquisitore? Riguardo alle tensioni religiose attuali, Roma in particolare e la Chiesa in generale ripongono le più grandi speranze nella persona del principe Enrico. Ma Enrico non è re e non potrà mai diventarlo. Sarà suo fratello maggiore, il delfino Francesco, a succedere al padre quando arriverà il suo momento. Sono, siate come Nostradamus. Meglio non pronunciarsi affatto sull'avvenire. Dovrei emozionarmi, monsignore, e svenire ai vostri piedi? Diane de Poitiers, la prossima volta che mi darete del monsignore vi darò in pasto ai leoni. L'umanità ha fatto dei progressi. Non ci sono più i leoni. Ne siete certa? La pira sarebbe più umana. In ogni caso, il fumo dei roghi sarà ben presto dissipato dalla gioia del popolo durante i tornei che mio padre ha deciso di organizzare. Sapete, secondo la formula panem et circenses, pane e giochi. Ricetta triste, ma efficace per placare il popolo. Inoltre, per cercare di placare anche me, mio padre mi ha autorizzato a partecipare alla mia prima giostra. Non è meraviglioso? Non è pericoloso? Io direi piuttosto coraggioso. Cavaliere incorreggibile, non siate troppo temerario. Ricordatevi e tenete bene a mente che il cerimoniale è importante tanto quanto il combattimento. Ah, ma io lo conosco nei minimi dettagli. Allora è inutile precisare che l'etichetta esige che voi scegliate come dama la vostra matrigna, Eleonora d'Asburgo, la nuova regina di Francia. Immagino che non si possa transigere. No, è fuori discussione. Non scherzate, Enrico. Le tribune saranno gremite di ambasciatori di tutte le nazioni. Tutti gli occhi saranno puntati su di voi. Ed è dinanzi a Sua Maestà Eleonora che dovrete abbassare la vostra lancia, e a nessun altro. Credevo che il re l'avesse bandito dalla corte e relegato nella sua Bretagna natale, dopo la vicenda dei manifesti.
Sì, ho pensato che sarebbe stato molto più umiliante farlo disarcionare davanti a tutta la nobiltà di Francia da un cavaliere novizio come Enrico. Ben detto. Ben distante. Assolutamente ragione. Davvero. Guardate. Che faccia tosta. Vi dovrei parlare? No, è inutile. Non voglio sentire niente da voi e non ho nulla da dirvi. Non vorrei che pensaste che... Che importa di quello che penso, se qui non esisto affatto? Madame... Ma non avete visto come mi trattano? Per loro sono solo una nuvola inconsistente che attraversa il cielo di Francia. Una nuvola che il mio figliastro, il pretenzioso principe Enrico, spera che un soffio di vento spazzi via, la dissolva e la rispedisca da dove è venuta. Madame, voi siete la regina di Francia. No, mia cara. Io non sono che un misero articolo in un trattato. Una semplice moneta di scambio. Quando era prigioniero di mio fratello Carlo V, il vostro re è riuscito a riconquistare la sua libertà pagando un riscatto. E soprattutto promettendo di sposarmi. Ha mantenuto la parola. Ma comunque non mi ama. Non potrà mai amarmi e non mi trova di suo piacimento. Maestà, vi scongiuro, non parlate in questo modo. Perdonate questo sfortunato incidente. Per quale motivo chiamate incidente l'insulto che mi è stato fatto? Andiamo, contessa. Non parliamone più. Di tutti i rospi che ho mandato giù, questo non è il più indigesto. Ma quando rivedrete il vostro amico Enrico? Ma io non lo considero come un amico. No, ma certo. Perché ha tutto il necessario. La bellezza, la giovinezza, la forza, lo charme, per farne un amante, un meraviglioso amante, anziché solo un amico. Principe Enrico. Sorridete, madame, sorridete prima di piangere. Questa vecchia sciocca non ha idea di cosa l'attenda. Il re ne farà un sol boccone. Anche se detto tra noi, non ci vuole molto per mordere quella carne frullata. Ad ogni modo è curioso che non si sentano ancora voci. Voi non siete abituata a vivere nell'intimità del re. E scegliendo voi, Enrico non si è lasciato fuorviare da niente e da nessuno. Ha lasciato parlare il suo cuore. Non è questo che abbiamo convenuto per lui, voi ed io?
L'amore è il miglior insegnante per formare il carattere dei giovani. Tuttavia, c'è qualcosa che mi incuriosisce. Che cosa, Sire? E beh, trovo un po' singolare che un ragazzo giovane come Enrico manifesti un amore talmente ardente e plateale nei confronti di una donna che, pur essendo ancora innegabilmente avvenente, ha comunque 20 anni più di lui. Quindi adesso mi sto domandando se ci sia qualcosa che ignoro, come un segreto tra voi e mio figlio. Capisco che siate delusa, perfino arrabbiata. Come dovete esserlo anche voi, ma non per le stesse ragioni. Ascoltate, Enrico non mi ha disarcionato, sono io che mi sono fatto battere, è differente. Se vi piace perdere, è affar vostro. Volevo soltanto evitare di irritare troppo il re, visto che già non mi apprezza molto. Ma sapete, madame, sarò sincero, nemmeno a me piace lui. Lo so. Voi l'amate. Ma non sono sicuro che Francesco I sia l'amante che la vostra bellezza merita, né il re migliore che la Francia possa sperare. A parte Marignon, vittoria poi oscurata dalla sconfitta di Pavia, a parte quei castelli rovinosi che ha fatto costruire ovunque, quali tracce lascerà nella storia? Non dovrebbe parlare così davanti ad altri. Ah, lui? Non c'è pericolo che riferisca le mie parole. È stato condannato per blasfemia al taglio della lingua e poi... ho il diritto di dire ciò che penso. Andate al diavolo. Occupatevi del vostro odio e io mi occuperò del mio. Il vostro è per Diane de Poitiers, non è vero? Per lei provate la più profonda avversione. È lei che detestate con tutto il vostro cuore. Non negate, lo sanno tutti. Sì, è vero, la detesto. E vi piacerebbe punirla, perché mi farebbe svagare. Come sa, ora sono in disgrazia. E in effetti la mia attività... Venite al punto. Che cosa volete dirmi? Uniamo le nostre forze. Madame... voi siete ricca, tutti gli abitanti di corte sanno che il re vi ricopre di benefici, doni e soprattutto gioielli. D'altronde mi accontenterei di un diamante che sua maestà ha acquisito di recente. Questo? Scordatevelo, vale 50.000 scudi. Nessuno comprerebbe questa pietra a quel prezzo. La farò tagliare in piccoli diamanti, che sono più facilmente vendibili. Avete pensato a tutto, ma la Poitiers è invulnerabile. Lo so perché mi ci sono già misurata. Tanto vale accorciare i raggi del sole. Io penso che non l'abbiate colpita nel punto in cui è più fragile. Lei è convinta di essere la donna più bella a corte. E questo non è vero. Voi siete la più bella donna a corte. È vero che, nonostante la sua età, i suoi tratti hanno mantenuto una certa armonia. Armonia la cui distruzione potrebbe farla soffrire tremendamente. Madame... sapete che cos'è l'acqua forte distillata chiamata vetriolo? È diventato un amore di castello.
Philippe Delorme ha fatto una meraviglia. Molto più che una meraviglia. Ha compiuto un vero e proprio miracolo. Comprendo come, nonostante l'isteria religiosa in cui cattolici e protestanti stanno per far precipitare la Francia, non avete alcuna voglia di andarvene da qui. Volevo assicurarmene io stessa prima di rinchiudermi nel mio regno di Navarra. Ma avrei anche bisogno di porvi una domanda a cui non riesco a trovare risposta. Prego, vi ascolto. Si tratta di Enrico, del suo destino. Sorridete? Ebbene, madame, è che per Enrico provo molto... Qual è il termine più giusto? Molta amicizia? È una parola troppo debole. Molto amore. Ah no, questo è proprio impossibile, l'avete detto voi stessa, la vostra differenza d'età è troppa. Quanti anni sono? Diciamo che io non sono indifferente al suo destino. Qual era la vostra domanda? Cosa ne pensate del progetto del re di far sposare suo figlio Enrico con Caterina de' Medici? Caterina è innanzitutto l'unica ereditiera della fortuna dei Medici. Una fortuna immensa. E oltre a rafforzare le casse del regno, quest'unione sarebbe un progetto politico. Mio fratello vorrebbe allearsi con Papa Clemente VII, che sembra vedere di buon occhio il matrimonio tra sua nipote e il principe Enrico. La fortuna di Caterina basterà a renderla un partito reale? Non tutti hanno queste fortune. È vero. È questo il punto dolente. Questa giovane donna è una povera plebea. E ha anche avuto un'infanzia movimentata. Non aveva neanche 10 anni quando è stata quasi violentata dai repubblicani fiorentini che l'avevano tenuta legata ai bastioni per farne un bersaglio. Ma il compito di un bersaglio è di essere attraente e suppongo che non fosse il caso di Caterina. Vi ho portato qualche suo ritratto in modo che possiate giudicare voi stessa la sua bellezza. Ma la sua fortuna vale su tutte le seduzioni. Che occhi grandi e che aria sinistra. Mi duole veramente tanto dovervelo dire, giovane Caterina, ma so che Enrico non si innamorerà mai di voi. Lasciate che vi sposi. Come la maggior parte dei mariti, non sarà ispirato dalla sua legittima sposa, ma avrà delle amanti. E vi giuro che sarò la prima di loro. Se non potrò regnare su un regno, allora regnerò su un uomo e il mio regno sul cuore di Enrico sarà assolutamente incontrastato. Che questo sia chiaro fin da subito, cara Caterina. Alla fine della notte non c'è la notte ma l'aurora. Alla fine della morte non c'è la morte ma la vita. Alla fine dell'umanità non c'è l'uomo ma Dio. Cosa stai canticchiando, Pernette? No, niente. È solamente un salmo che ho letto da qualche parte e che ho trovato bello, così l'ho imparato a memoria. Cosa intendi con letto da qualche parte? Tu non sai né leggere né scrivere. Sì, io... Il conte di Kervan, suppongo. Sì, esatto. Ma non sarebbe male se lo dimenticaste. Bene, come preferite. Se apro la porta del mio negozio a un cliente è per soddisfarlo. Allora, se preferite, non vi chiamerò conte. Non mi chiami affatto. Preferirei rimanere senza nome. Perdonatemi, ma sappiate che non vi posso obliare dalla mia esperienza. Di grazia. Non vorrei dilungarmi. Volevo solo... Insomma, stavo cercando di procurare... Del vetriolo. Come fate a saperlo? Sarei veramente un pessimo profeta se non sapessi chi bussa alla mia porta nel mezzo della notte. E cosa desidera il mio visitatore? Una mezza oncia potrebbe bastarvi.
Voi conoscete anche l'uso che voglio farne? So soprattutto che preferirei non saperlo. A che ora devo essere presentata al cospetto del re di Francia? Non ve ne preoccupate, madame. Il re ha detto di essere così felice da sentirsi in grado di sospendere il corso degli astri. Pensate solo a essere bella, la più bella. Io la più bella? Io sono solamente la più ricca. Sotto gli occhi di vostro zio, il Papa Clemente VII... Di mio padre, il re di Francia, del delfino Francesco, mio fratellastro, delle nobili signore e dei signori, poggerete la vostra mano sul mio braccio e io vi condurrò fin là. Dove poi apriremo il ballo? Non ancora, mia cara, non ancora. Voglio che prima facciate un annuncio. Un annuncio? Per dire cosa? Io la vostra lingua la parlo senza alcuna difficoltà, ma il problema è il mio accento. L'accento straniero, l'accento di Firenze. Contribuisce molto al vostro fascino, madame, credetemi. Ma va bene. Farò questo annuncio a nome vostro e inviterò tutte le persone presenti, anche gli zoppi, anche i paralitici, a venire a ballare con me e mia moglie. Vi prego, Santissimo Padre, arriveremo in ritardo. Sì, sì, lo so. Mi chiedo se Dio approvi questo matrimonio. Ma certo, Santissimo Padre, che l'approva. La dimostrazione è che la pioggia che cadeva incessante da 3 giorni è finalmente cessata. Ma forse questo matrimonio è un buon affare sul piano politico, geopolitico e strategico. L'affare più splendido del vostro pontificato, padre. Splendido ma rovinoso, credetemi, Eminenza. Per un povero papa come me non è una passeggiata avere una nipote da sposare. Questo varrà almeno una canonizzazione, Santissimo Padre. Ho confidato quelle informazioni al grande inquisitore di Francia. Ve l'ho già detto, madame. Avete delle frequentazioni pericolose. Quando mi sono rivolta all'inquisitore non sapevo delle vostre conoscenze in materia di acidi. Mi battevo da sola con una rivale appassionata di magia nera. Magia nera... Magia nera. Il nero non è obbligatoriamente malefico. Dubito fortemente che Diane de Poitiers pratichi la stregoneria. Bisogna avere un cuore molto forte per assistere a una cerimonia satanica in cui si scambia il vino della messa con il sangue di un bambino appena sgozzato. Mia cara nipote, non sentirai alcun dolore. La tua unica preoccupazione, Caterina, è solamente quello di rimanere incinta col seme regale e per questo devi soddisfare il prima possibile il tuo caro sposo. Caro sposo, questo lo dite voi. Io lo conosco solo da ieri. Oh, ho detto caro perché stavo pensando ai 100.000 scudi d'argento che devo versare come tua dote. Perché quello sguardo imbronciato, figliolo? Quando c'è l'amore bisogna sorridere. L'amore, l'amore, dipende verso chi. Dovresti essere felice. Io e Sua Santità ti diamo una giovane sposa. Caterina è ancora una bambina.
Se la mia bambina vi piace fino a tal punto, la scambierei subito con la tua cara duchessa de Tomp. Perché quest'aria triste in un giorno così bello? Non siete felice? Perché dovrei esserlo? Per questo? Sofia, madame, non ditemi che volevate essere al posto della De Medici. Se lei crede che un giorno sarà regina, si sbaglia di grosso. Come lo sapete? Il futuro re di Francia sono io. E se per un motivo o per un altro un giorno Enrico ripudiasse sua moglie, non la metterei nel mio letto. Non sono un tipo che si prende gli avanzi. Per me? Tutto dipende dagli avanzi. Ah. Ti concedo che lei non ha i tratti più delicati del mondo, ma ha delle gambe. Oh mio Dio, che gambe. Ammira la dolce rotondità del ginocchio, la curva del polpaccio, l'affusolamento della coscia. Del mio corpo nessuna parte prova la minima forma di eccitazione. Soprattutto l'idea di toccare il suo corpo. Quella ragazza mi lascia freddo come il ghiaccio.
Sono certo che non riuscirò a fare molto con lei. Quando sarà tra le vostre braccia, chiudete gli occhi e pensate a un'altra donna. Una donna che vi piace. Una donna che sognate di notte. Una donna con cui avete voglia di fare l'amore. È ora di andare, figlio mio. Le sue gambe, Enrico, pensa alle sue gambe, pensa solo a questo. Ah, figlio mio, ti invidio. Passerai una notte memorabile. Da ridire contro queste spade. Dico che servono due mani per sollevarle. Chi è il pazzo furioso che le ha scelte? Il pazzo furioso! Sarò io. La tua passione per la cavalleria ad altri tempi. La cavalleria non ha età, Francesco. È la sua bellezza e la sua forza. Sono solo leggende senza fondamento. No, no, no. L'ideale cavalleresco è anzitutto la ricerca eroica. Senza tregua. Fino alla morte, se necessario. E quale ricerca persegui tu, personalmente? La padronanza degli altri. E di me stesso. Il rispetto, la protezione e l'amore di una dama. Una dama? Ma di chi parla? Non la conosco ancora, ma l'ho vista in sogno. È fatta per me. Come io lo sono per lei. Bernet. Bernet, ma che ci fai a quest'ora in camera mia? Perché sei vestita così? Sto partendo. Mi riunisco alla mia famiglia. O almeno a quella che ormai è diventata la mia famiglia. Stai parlando degli Ugonotti? Sei passata dalla loro parte? Sì. Ma coloro che frequento non si limitano solo a pregare e a suscitare idee. Loro sono uomini e donne del popolo che non soltanto lottano per la riforma religiosa, ma pensano che bisogna agire per contrastare il potere sempre più illimitato e sempre più ingiusto dei signori feudali. E quelle persone, i miei amici, sono tra le persone che hanno attaccato quei manifesti contro la messa. E ne ho incollati anch'io, madame. E non te ne vergogni? No, madame. Non me ne vergogno affatto. E non ti vergogni nemmeno di avermi nascosto tutto questo? Ricordate quello che cantavo l'altro giorno e che vi ha incuriosito? Alla fine dell'umanità non c'è l'uomo, ma Dio. Ebbene, questa è una nostra preghiera. Un canto degli Ugonotti. E nonostante ciò che credono o che fingono di credere coloro che vogliono metterci sulla pira, la riforma non è così brutta come dicono. Ma cosa stavi cercando in questa camera? Era voi che stavo cercando. Volevo rivedervi per un'ultima volta. Prima di lasciarvi per sempre. Rivedervi per ricordarmi di voi. Vi voglio bene, mia signora. Anch'io ti voglio bene, Bernet. Anch'io.
ora è quello di consegnarti alle autorità. E per punirti per aver rinnegato la tua religione, ti getteranno in un grande fuoco. Ne sono consapevole. Ho così tanta paura. Ma è Dio a decidere. Dio e voi, mia signora. Sono nelle vostre mani. Forza, vai. Vai, forza, vai. Vai, vai. Passami quello. Sì, prendi. Ancora qualche settimana e avrò terminato il lavoro. È di vostro gradimento, madame? In parte. Tieni. Grazie. In parte? Ma no, a breve finiremo i lavori nella cappella, come concordato. E il mio giardino? Oh, cielo, okay, mia signora, adesso volete che vi faccia anche un giardino? Sì, ma certo. Madame. Madame. Un messaggero del re è appena arrivato e porta delle notizie terribili, davvero funeste. Se è per annunciarmi che Ando e Pissolue ha contratto il vaiolo, non è così terribile. No, si tratta del delfino Francesco. Cosa? Cosa gli è successo? È morto, signora contessa, per una febbre improvvisa. Meglio essere lontani da orecchie indiscrete per discutere. Mi parli della successione. Ditemi come sta il re. Male. Continua a peggiorare. Sapete quanto amava la caccia. Ha dovuto rinunciare. Quindi si avvicina il giorno in cui alla morte di Francesco salirà Enrico. E la Poitiers diventerà la nuova favorita di corte, relegandomi in purgatorio, se non all'inferno. Lei sarà tutto, io non sarò più niente. A meno che il nuovo re non smetta di consumarsi d'amore per lei, cosa che succederà, alla mia parola. Dopo il nostro ultimo incontro, ho fatto molti esperimenti e testato i dosaggi. Madame, io sono pronto. Thank you.
E invece questo com'è? Meglio del precedente. È molto più robusto, più rotondo. Però gli manca qualcosa. Forse la maturità per dare il meglio di sé. Sì, forse. Come a voi. Sarete il migliore dei re se seguirete il mio consiglio. Mettete i signori di questo regno gli uni contro gli altri. Fate in modo che si lacerino, che si ingelosiscano, che si annientino. È sulle loro spoglie che potrete stabilire meglio la vostra autorità reale. Volete che io inciti la mia nobiltà a distruggersi? Come fanno i trovatori che mettono gli orsi contro i molossi per divertirci? No, detesto queste cose. Posso occuparmi io dei litigi, se è questo che vi ripugna. Diane de Poitiers, duchessa di Zizzania, contessa di Discordia, marchesa della Santa Lite. E io che cercavo un titolo da darvi. Ora ho l'imbarazzo della scelta. Ma tutto questo non è un po' oscuro? Tutti sono a conoscenza che frequentate una donna che si veste di nero e che ha il doppio dei vostri anni. Sì, magari vestirà di nero. Ma la sua pelle è morbida e bianca. Poco importa che abbia il doppio dei miei anni, se le sue carezze mi fanno doppiamente svenire. Amo il potere, Enrico, così come amo la politica. Sapete, avrei voluto essere un uomo solo per poter dire io voglio. Solo che se fossi stata io re di Francia, avrei usato il mio potere per rendere l'amore più libero. L'amore in tutte le sue forme. Madame, perché volete nascondere queste immagini della vostra bellezza? Caterina mi ha comunicato che vuole fermarsi ad Annette prima di andare ad Amboise. E visto che ho intenzione di approfittare di questa sosta per farla mia alleata, le darò la mia camera più bella. E visto che Caterina è veramente molto pudica in fatto di morale, non voglio infliggerle la mia nudità. Spero, madame, che perdonerete la frugalità e la modestia della mia dimora. Ma è una gioia essere qui, madame. Lontano dagli imbarazzi di Parigi e gli orpelli della corte. Oh, madame, vicino a voi si respira un'aria così delicatamente profumata. Quello che sentite sono i bergamotti di Calabria e i limoni di Sicilia. I domenicani dell'Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella hanno estratto un profumo appositamente per me prima che lasciassi Firenze. Oh, l'acqua della regina. Non ci crederete, madame, ma questo profumo si chiama proprio così. Prego, continuate a respirarlo. Ancora. Dovete respirare il profumo. Ancora, ancora, ancora. Così che l'aroma velenoso possa raggiungere il vostro cervello. Barthélemy, portami quei tessuti di seta naturale. È una sorpresa per voi. Mostra queste meraviglie alla futura regina. Che stoffa sublime.
Ma sapete che a corte è vietato indossare abiti di seta perché troppo costosi? Sì, perché è necessario far arrivare i bachi dalla Cina. E voi vestite sempre di nero? Dopo la morte di mio marito ho scelto di indossare solo questo colore. Quando la luna mi illumina ho proprio la sensazione di essere la figlia di Artemide. Artemide? Artemide, la dea della luna, sorella gemella di Apollo. Voi che difendete tanto la religione cattolica, non dovreste dare tanta importanza a queste sciocchezze eretiche sui dei e sulle dee dell'Olimpo. E poi, contenete la vostra sete di seduzione. Ve lo dico in amicizia. Andepistolone, smette di ripetere che se sembrate ancora così giovane alla vostra età, è solo grazie alla magia. Davvero? Eppure il grande inquisitore di Francia non ha avuto niente da ridire sulle mie abitudini. Nemmeno sull'uso della polvere da sparo per levigare la pelle o sul decotto d'oro. Questo non ha nulla a che vedere con la stregoneria. Miglioro la mia carnagione come voi fate col vostro girovita. Ho portato delle scarpe col tacco dall'Italia. Me le ha fatte Lobutino, il grande calzolaio di Venezia, che le ha disegnate per me. Ne ho diverse paia. Le volete? Lobutino! Ma questo Lobutino è un vero genio! Ma dovreste chiamarle Lobutin o Butin. E poi questi piccoli tacchi hanno un effetto magico sulla vostra figura. Tacete! Non c'è alcuna magia qui. Ed evitate di prestare il fianco al sospetto. Enrico, è vero che le nuove cure a cui si è sottoposto il re lo stanno debilitando? Cosa? Che sembrano avergli fatto più male che bene. Il dolore oscura il suo carattere, sì. Lo trovo più aggressivo, più ingiusto contro gli ugonotti. Parla addirittura di proibirgli completamente di praticare la loro religione. Sono quei cardinali rabbiosi che lo influenzano. Sono più papisti del Papa. È possibile, amico mio, è possibile. Ma nell'attesa è a me che Francesco I si appresta a lasciare un paese diviso tra due partiti inconciliabili. Una Francia fratturata con i cattolici da un lato e i protestanti dall'altro. Non sarai da solo, Enrico. Sono certo che hai già pensato ai consiglieri che ti circonderanno. Comincerò con una purga. Un colpo di spugna per liberare posti di rilievo. Li ridistribuirò a persone fidate, ad esempio, Cossè Brissac all'artiglieria. Briandas. Povero Briandas, che ne sarà di lui dopo la morte del re? E io, da questa morte, avrò da perdere o da guadagnare? Vorreste che vi dia un reggimento? Perché no? Sto scherzando. Non temete, appena sarò incoronato riacquisterete il vostro prestigio. Voi sarete la prima dama di corte, la più rispettata, la più ammirata, la più bella. Non venerarvi come una regina sarà considerato un vero crimine. Che tu dica sì o che tu dica no, per me non fa differenza, o mio re. Che tu lo voglia o no, Francesco di Valois, tu sei morto. Ti giuro che ha detto così. Vorrei proprio sapere chi è lo sciocco che ha osato. È la carne della tua carne, tuo figlio, il tuo delfino, il tuo erede, il tuo successore. Proprio colui che dopo di te... Enrico? Giura che ripulirà le stalle di Ujas e sostituirà i vecchi ronzini con focosi destrieri. Ma lascia che ti racconti il resto. Ti farà ridere. Ne dubito. A essere sincero, anch'io. Agirò come mi sembrerà più giusto. Appena la morte vi avrà chiuso gli occhi, io agirò come desidero.
Se volete disfarvi di me, c'è un solo modo. Ora sono. Accusatemi. Accusatemi di un crimine seduta stante. E fatemi tagliare la testa. Come il vostro amico Enrico VIII ha fatto con le sue mogli. Enrico VIII non è mio amico, mai lo è stato e mai lo sarà. Se non vostro amico, allora vostro alleato. I trattati di Hampton, di Londra, di Calais sono molto eloquenti, no? Ad ogni modo, cosa posso pensare di un uomo come voi? Di un padre che in cambio della sua libertà ha consegnato i propri figli al nemico? Devi tacere! Ti ordino di tacere! Solo Dio può giudicare i re. Dio e il popolo. Dio e la storia. Enrico, lascerai la corte prima di mezzodì. Sto inviando una spedizione per riprendere il Ducato di Milano agli Asburgo e tu guiderai quelle truppe. Ma non considerarlo come una ricompensa, anzi è una punizione. E sappi che renderò grazie a Dio se tornerai ansimante, distrutto, in fin di vita e portato da una barella. Non ci sperate troppo. È bello, come un giovane dio. Guardatemi, voi chi siete donna. Non avete pietà del mio povero ventre, ancora troppo piatto. Mi ispirate un'idea interessante. Un'idea che riguarda me? Sì, madame, sì. Allora, ditemi. Parlate, forza. Più tardi, più tardi.
Desideravate parlarmi? Sì, suppongo che siate al corrente di quello che è successo ieri, Corre. Sarei al corrente di cosa, signor Conte? Della terribile scena che appena ieri sera ha visto contrapporsi il re e suo figlio Enrico. No, non so di cosa parlate. Il re ha trattato Enrico come un infame, uno scellerato, un traditore. Per ora il cavaliere di Diane de Poitiers sta trottando verso la sua punizione. Addio al protettore. Perciò, madame, non vi resta altro che indicarmi il giorno e l'ora della vostra vendetta definitiva sulla vostra rivale. Domani, dopodomani o il giorno dopo. Ve lo farò sapere a breve. Rimane ancora un dettaglio. Come pianificare la vostra fuga? Questo è affar vostro. Pensavo piuttosto alla mia retribuzione. Non volendo essere né il vostro complice né il vostro mandatario, vi prego, quando sarà il momento, di prendere il diamante voi stesso. Un colpo secco e sarà vostro. Ma dato che sospetto che ne approfitterete per sfiorarmi il seno, vi darò già adesso il colpo che meriterà la vostra sfrontatezza. Fuori, fuori, lasciateci soli. Sire, vi vedo bene. Anche voi sembrate stare bene. Ogni mattina spero di trovarvi sfinita da una gravidanza, ma ogni mattina... Lasciatemi il tempo. Il tempo? Ne avete avuto anche troppo. Sono già 5 anni che avete sposato mio figlio, ovvero 1825 notti. Così tanto? Sì, le ho contate. Quante ve ne servono ancora di notti per fare un bambino, per dare un erede alla corona di Francia? In qualunque altro regno d'Europa sareste già stata ripudiata. Stamattina questa eventualità è stata sollevata durante il consiglio. Questo processo che mi fate, sire, è di parte ingiusto. Ma dopo tutto sono giovane. Quando i repubblicani mi hanno fatta prigioniera, ho imparato come le prostitute di Firenze soddisfano un uomo. E ho riprodotto sul vostro Enrico ogni carezza, ogni abbraccio, ogni sospiro. Ma lui è rimasto insensibile. È come se avesse avuto un incantesimo. È la verità, sire. Lui è stato stregato. Chi? Chi avrebbe potuto soggiogare la sua mente, dominarla? Diane de Poitiers. Ma come? Mi state chiedendo in quale modo l'abbia stregato? Io questo non lo so, ma sono sicura che ha usato la stregoneria. Come si può spiegare il potere che esercita su di lui? Anziché fare domande, cercate piuttosto di rispondere soprattutto alla domanda sulla mia discendenza. Conto su di voi quando tornerà dall'Italia. Molto bene, Montgomery, molto bene. E cosa sono questi tumuli che vedo? Alveari. Alveari? Il miele del Piemonte è molto famoso. Ah. Ricordami di portarne un po' a mio padre. Forse addolcirà il suo maledetto carattere. Vino, monsignori. Il vostro vino può farmi dimenticare gli orrori che ho visto oggi. Perché no? Montgomery, compra da questa signorina abbastanza barili da tirare su il morale ai nostri uomini. E non contrattare. È un mio regalo. Thank you.
Montgomery! Capitano Montgomery! Che sta succedendo? Ho solo eseguito i vostri ordini. Vedo che state organizzando una bevuta. Ma dov'è la responsabile di questa bevuta? Non mi avevate chiesto di mettere Filippa nel vostro letto? Un aiutante di campo degno di questo nome indovina e anticipa i desideri del suo superiore. Principe, dovete sapere che Filippa Ducci è una signorina molto prudente e basta casta. Basta così, Montgomery, sei un incapace! Sono io il vostro architetto, madame. Scusatemi se vi ho spaventata, ma dal momento che ho costruito io il gabinetto segreto, è normale che ne conosca l'accesso. Bene, bene. Il libro dei segreti ammirevoli. In questo libro speravo di poter trovare un incantesimo che potesse proteggere Enrico. Forse un incantesimo potrebbe non bastare. Ecco una pietra che calmerà tutte le vostre paure e vi permetterà di essere più forte nelle circostanze più difficili. Credete davvero che una pietra possa proteggere l'uomo che amo e fare in modo che torni da me sano e salvo? Ma, madame, ho sempre creduto nel potere delle pietre. Tutte le cattedrali, tutti i castelli che abbiamo costruito, io e i miei fidati colleghi, in realtà non sono altro che cumuli di pietre assemblate le une con le altre. Ottimo, Montgomery! Per questa impresa ti faccio come minimo generale! Vediamo. La campagna d'Italia non è stato il successo militare che avrei sperato, ma finalmente oggi mi hanno dato la notizia che aspettavo. Il Delfino è sulla strada del ritorno. Enrico, mi complimento con vostra maestà. Enrico sta tornando da noi. Tutto adorno di gloria personale, perché almeno lui si è battuto bene. Ho proprio intenzione di accoglierlo calorosamente. Ho dimenticato ogni rancore. Sono molto felice per vostra maestà. Grazie, madame. E comunque ho un secondo motivo per rallegrarmi.
Anche se su questo punto non sono sicuro che condividiate la mia esultanza. Il delfino non sta tornando da solo. Lo accompagna una donna. Una donna? Filippa Dulci. Ha poco più di 20 anni. Lo ha reso il padre felice di una bambina. Capite questo cosa comporta? Che Enrico può procreare, contrariamente a ciò che molti dicono. Voi sarete un po' meno felice, immagino. Prima di conoscere questa donna dovrete volergliene a morte. Oh, al contrario, madame. So quanto il delfino ha sofferto l'essere accusato ingiustamente, quindi posso immaginare quanto si senta sollevato ora. E mi rallegro per lui. Approfitto della vostra eccellente disposizione d'animo, madame, per affidarvi una missione. Mia nuora Caterina non ne è ancora al corrente. Sareste così gentile da informarla? Voi che sembrate aver dominato i vostri sentimenti di rivalità, saprete meglio di chiunque altro attenuare la sua gelosia e addolcire la sua umiliazione. Io vi giuro che Enrico è morto se osa presentarsi davanti a me. E mantengo la parola data. Lo ucciderò. E poi noi butteremo via il suo corpo. Perché voi mi aiuterete, vero? Ma sì, mi aiuterete. E sapete perché? Perché l'affronto che ha fatto a me l'ha fatto anche a voi. Alla sposa e all'amante. Quanto a questa... Come avete detto che si chiama? Filippa. Filippa Ducci. Strapperò i suoi occhi dalle orbite con una forchetta. Sapete, è molto più semplice di quello che pensate. Basta soltanto piantare la forchetta nel bulbo oculare. Dal lato del dotto lacrimale. Poi imprimere un movimento abitato. Fino a che l'intero occhio non si avvolga intorno ai denti della forchetta. L'occhio viene espulso dall'orbita e il gioco è fatto. Non vi ho ancora detto tutto, madame. Allora parlate, ma fate in fretta. Approfittate del mio essere stordita dalla notizia che mi avete dato per infliggermi il colpo di grazia. Oh, colpo di grazia mi sembra eccessivo, ma senza dubbio non vi farà molto piacere. Il principe Enrico e la sua... Puttana, sì, allora? Diane. Hanno chiamato la loro figlia Diane. Posso parlarvi un momento? Vi ascolterei volentieri, ma ho già ritardato la mia partenza. State tranquillo, Sire. Sarò molto breve. Oramai è certo che Enrico non è sterile. No, non vi nasconderete in un convento. Mi oppongo categoricamente. Come mi opporrò sempre al vostro allontanamento dalla corte se qualcuno cercherà di farvi cacciare. Ma, Sire... Caterina Maria Romola, di Lorenzo de' Medici. L'Italia è troppo cara al mio cuore. E il mio cuore non può certo tollerare che una cittadina di Firenze, che ho scelto tra tutte le possibili candidate a diventare mia nuora, venga degradata, sminuita e umiliata per un motivo al di fuori della sua volontà. Ma vi ricordo che sono malato e che potrei morire da un giorno all'altro. Il vostro destino allora sarà nelle mani di Enrico e del suo consiglio. La sterilità è una valida causa d'annullamento del matrimonio. E mio figlio potrebbe cogliere l'occasione per rompere i legami del suo matrimonio con voi, per convolare a nozze con Diane de Poitiers, che, nonostante abbia superato i 40 anni, sfoggia ancora una giovinezza insolente. Oppure con Filippa Ducci, che ha portato con i suoi bagagli.
Barthélemy? Sono quasi le 5 del mattino e non si è ancora alzato. Oh. Barthélemy, portami dell'acqua piovana per il mio bagno! Ha iniziato a scaldarsi. Oh, Barthélemy, vieni qui. Razza di pigrone. Va a prendermi dell'acqua fredda. E impara che io odio dover aspettare, soprattutto alle 5 del mattino, quando tutti sono già all'opera. O dovrebbero. Scusate, madame. Domani notte resterò sveglio. Così potrete chiamarmi quando vorrete. Sì, così sverrai a mezzogiorno per mancanza di sonno. No. Regolati in base a me, è meglio. Se io sono sveglia, tu sei sveglio. Se dormo, tu dormi. Se io ho fame oppure ho sete, la stessa cosa. È chiaro? Allora bene, dai, esci! Vedete? Neanche le carte credono che possa essere madre. Sapete, sono cosciente di ciò che mi aspetta. Un terremoto. L'avete mai vissuto? No. In Italia a volte capitano. Sono brutali. In pieno giorno cade la notte e all'improvviso mi manca la terra sotto i piedi. È così che sarà la morte di Francesco I. Ma, madame, con Enrico II che gli succederà, voi sarete ufficialmente regina? Soltanto per qualche giorno. La Francia non può accontentarsi di una regina sterile. Lo faranno come si conviene, certo. Ma cosa vale il denaro dei medici rispetto alle risate di un principino? E se io, madame, avessi un modo efficace per rendervi abbastanza fertile da poter dare a Enrico non solamente un erede, ma tutti i figli che desiderate? Non è bello da parte vostra burlarvi di ma me. Ma non lo sto facendo. Allora è vero, praticate la magia. No, madame, no. Ma sono da sempre appassionata alla creatura miracolosa che è la donna. Credo di saperne abbastanza da poter prevedere con certezza un parto entro 9 mesi se seguirete i miei consigli. Facciamo un brindisi. Al re! Al re! Viva il re! Sì, viva! Viva! Non vi preoccupate, Enrico non dimentica. Ho una preghiera da farvi, sire. Non dovete temere. Non ho intenzione di stringere alcun tipo di legame con quella ragazza. L'ho riportata in Francia solo perché ne andava del mio onore. Non si tratta di Filippa, ma di vostra moglie Caterina. Adesso che è stato dimostrato che voi non siete sterile, vi chiederanno di ripudiarla. Ma voi non dovrete farlo. Ora prendete le parti di mia moglie. Pensavo che voi sareste stata felice di avere campo libero con me. Non ho alcun motivo di essere gelosa di Caterina. Ah, non è abbastanza bella per essere una vera rivale? Ed è esattamente per questo motivo che mi giurerete di non ripudiare Caterina, perché in tal caso dovrete risposarvi. E che succederebbe se vi facessero sposare una giovane principessa? Che questa volta potrebbe essere più bella di me. Non sono una sciocca. Preferisco che teniate una donna dalla quale io non ho nulla da temere.
Dovrete mantenere il silenzio più assoluto e osservare con cura che cosa succederà tra me e Enrico questa notte. A letto? Farò come dite voi, ma continuo a sostenere che è davvero disgustoso. E le disgustose bevande che vi fanno ingurgitare con il pretesto di rendervi più feconda? Urina di cane mescolata con bava di asina. Ditemi, questo lo trovate meno disgustoso? Incredibile. Non ci posso credere. Sono sbalordita. È fantastico. E ora andate nella stanza accanto a questa. Vi aspetta la vostra amata moglie. Dian. Non c'è Dian che tenga. Abbiamo fatto un patto e vi ricordo che avete tutto l'interesse a rispettarlo. Non mi ispira, ecco tutto. Dopo quello che abbiamo fatto, lei dovrà ispirarmi molto. Qualcosa mi dice che stanotte l'ispirazione di Caterina basterà anche per voi. Il sogno è divenuto realtà. Avete un figlio con Caterina. Il vostro primo figlio con la De Medici. Non trovate che vi somigli? Diana, tutti i bambini si assomigliano. Ma non siete felice? Siete voi. Voi avrei dovuto sposare. Avrei dovuto riempirvi di figli, di gioielli, di castelli ai margini di foreste immense, di cui sareste stata la dea, la Diana cacciatrice. Ma è anche Caterina che dovete amare, o almeno provare ad amare.
Perché distruggere la bellezza? Madame de Pisselet è alla porta. Lei chiede il permesso di entrare a pregare con noi. Voi e io sappiamo che cosa vuol dire avere un marito infedele. Ma io sono più rancorosa di voi. Quindi risparmiatemi di essere sacrilega. Sarebbe molto meglio se foste voi a dirle di andare al diavolo e di restarci. Anne de Pisselet è alla porta. Il re non ha espresso il desiderio di vedervi. Vi sto supplicando. Vogliate lasciarlo in pace? Chiedo solamente di permettermi di raccogliermi in silenzio al suo capezzale, nella stanza in cui sta soffrendo. In questo momento, l'ultimo del suo passaggio sulla terra, solo i membri della sua famiglia, i medici e il confessore possono stare con lui. Fine del gioco, madame. Il re ora è con Dio. Ho già provveduto a sbarazzarmi del vetriolo. Dovevo scegliere se buttarlo in una pianta di rose o di ortiche. Ho preferito le rose, pensando a chi avrebbe dovuto essere la nostra vittima. Mi sarebbe piaciuto vedere come le rose hanno sofferto.
Venite voi, qui. Smeraldi. Sono stupendi, magnifici. Scintillanti, meravigliosi, maestosi, degni di una regina. La terra grida la sua gioia e anche il cielo fa sentire la sua. Sì. Sembra proprio che l'intero universo stia esultando. Da parte me. Non riesco a capire. Lo so bene. Dovrebbe essere il giorno più bello della mia vita, giusto? Ebbene, non è così. Enrico, mi spaventate. Voi siete così bello. Così aggraziato. Così elegante. Siete perfetti. Pronta a servirvi. Ma dovrete nasconderla questa perfezione. Io sono condannato a brillare senza di voi in questa cattedrale di Rams. Non potrete venire con me.
Questa serata richiama i fantasmi. La contessa di Pisseleu, sire. Si parlava di fantasmi. So perché siete qui, madame, ma le persone intorno a me lo ignorano. Quindi vi prego di essere così gentile da dire loro perché vi trovate qui stasera. Sire, se è la vostra volontà... Potrebbe anche essere un piacere. Sebbene lo consideriate, come dire, un po' perverso. Perversa? Non lo siete stata prima di me? No, sire, non credo. Ah, no? Tuttavia ci sono molte persone qui che direbbero il contrario. Le volete sentire? No, sire, non è necessario. Beh, allora vi ascoltiamo. Ebbene, io... Voi? Io sono venuta a restituirvi pubblicamente... tutti i gioielli e i titoli di proprietà che Sua Maestà Francesco I mi ha concesso. Il che mi dà il piacere di restituirli alla signora duchessa di Valentinois. Dovete sapere che nominandovi duchessa di Valentinois, Anne de Pisseleu cessa di essere duchessa de Tompes. Gabriel Antoine Le Camus, rappresentante dei pellicciai. Con il vostro permesso, madame, ho il piacere di mostrarvi queste pellicce... appena arrivate dall'ultima spedizione alla scoperta del lontano Canada e che la nostra casa ha appena acquistato. Quella che state accarezzando è Wolverina. Laggiù la chiamano anche Ghiottone. Questa pelliccia mi ricorda quella che indossano i predicatori della Riforma. Un ornamento quasi funebre, direi. Beh, madame, il re è morto e quindi quei signori ora sono in lutto. Quei signori? Intendete... quegli eretici? Perdonatemi, ma perché definite eretiche persone la cui buona volontà... Buona volontà? Quale buona volontà? La volontà di nuocere, forse? I protestanti parlano della riforma come di una salutare epurazione, quando in realtà è un veleno. Un veleno mortale per la Francia e che Enrico II riuscirà a curare. Come vi permettete di sputare sulla nuova religione? Voi che con i vostri ripetuti scandali avete avvelenato la Francia. No, madame, non mescolate il vostro veleno e la vostra sporcizia con le cose sante e sacre della vera religione di nostro Signore Gesù Cristo. Miserabile! Osate insultare la duchessa di Valentinois? Siete uno di quei blasfemi, non è vero? Sire, rifiuto la definizione di blasfemo. Ma sì, sono un seguace della nuova religione predicata da Lutero e Calvino. Silenzio! Fate tacere questo eretico, che si è giudicato sul posto e bruciato oggi stesso. Portatelo via.
voglio che vediate questo spettacolo. È dedicato a voi, Diane. Come risarcimento per l'oltraggio perpetrato dalle Camus. Quel povero uomo non voleva insultarmi. Sono io che l'ho provocato. Ho parlato senza pensare. Oh, è colpa mia. Chi siamo noi per essere arrivati a questo? Chi siamo noi? Io sono il re e voi la mia amante. Questo ci rende un uomo e una donna al di sopra degli altri uomini e donne francesi. Non possiamo farci niente. È la volontà di Dio. Cosa, Barthélemy? Hai proprio degli occhi da rana. Giusto poco fa ho visto una rana con i tuoi occhi umidi e dorati. Forse avrei dovuto darle un bacio per trasformarla in un principe. Ma scusate, a cosa vi serve un principe se già avete un re? Chi occupa quella sedia? Diane de Poitiers. Ma la sua sedia rimarrà vuota. La duchessa ha fatto molta pressione sul re affinché fosse ammessa al consiglio, ma... Ma? Ma mi sono assicurata che ciò non accadesse. Devi sapere come limare le unghie dei gatti, che tendono a voler arrampicarsi ovunque, dove non devono. Lascio ora il consiglio interno. Non è stata presa alcuna decisione, poiché nessuna proposta mi è sembrata soddisfacente. Su quale questione doveva decidere il consiglio? Maria Stuarda. Ah, la regina più giovane di tutti i tempi. Aveva soltanto pochi giorni quando è salita al trono di Scozia. E adesso ha 6 anni. Quale questione concerne questo caro angioletto? Ebbene, i re d'Inghilterra vogliono annettere la Scozia. Mentre gli scozzesi non vogliono che la loro piccola regina sposi un protestante. Bene. Ho un'idea. Probabilmente la troverete un po' audace, ma degna dei vostri amati romanzi cavallereschi. Inviate una flotta in Scozia e prendete la piccola Maria Stuarda. Riportatela in Francia e legatela a vostro figlio, il piccolo Francesco, prima che gli inglesi abbiano la possibilità di reagire. Questo porterà a una probabile guerra tra Inghilterra e Francia, non è vero? Esporrete loro il mio piano? Riguardo la piccola Stuarda, non mi limiterò a esporlo, ma lo imporrò.
È una strategia folle che rischia di portarci a una nuova guerra dei 100 anni, ma vale la pena tentare. Non sostengo che l'idea sia cattiva, Sire, ma il momento sembra particolarmente inadeguato. Dopo la sconfitta che l'esercito francese ha subito a Saint-Quentin. Riguardo alle altre questioni? 6.000 dei nostri uomini sono ancora prigionieri nell'est. Avete ancora intenzione di prendere la piccola scozzese? Purtroppo non è più così semplice. Soprattutto dopo la sconfitta che abbiamo subito a Saint-Quentin. Affidate la missione al contestabile di Montmorency. Potrebbe riuscirci anche con pochi uomini. È stato fatto prigioniero. Che ne pensate del Duca di Guisa? Ora è in Italia. E allora ordinategli di tornare. Grande amante e grande stratega, eh? Una donna, una vera donna, non è mai l'una senza l'altra. Enrico, Ho qualcosa da mostrarvi. Che cos'è? L'ultimo libello di tendenza. Sembra che ne parli tutta Parigi. Fratelli e sorelle riformati. È Dian che vi fa bruciare, perché le vostre pire sono accese col fuoco del suo culo. Magnifico. Oh, potete anche buttarlo. Tanto ce ne sono in gran quantità. Vengono distribuiti liberamente davanti alle pire. Non vi piace più Dian? Non siate ingenuo, Enrico. Non mi è mai piaciuta quella donna. Quando sono arrivata in Francia, ho avuto bisogno di lei per... Per cosa? Per aprirvi le porte? Per la sua conoscenza di certi segreti. E grazie a questi sono diventata una delle regine più fertili di Francia. Ma ora che mi ha rivelato tutto, lei per me è soltanto una che mente. Per quanto questo puzzi di vecchio stantio e rancido, odio. Se avremo la gioia di accogliere e celebrare una regina, la più giovane della storia, ma che scommetto sarà una delle più grandi, sostenuta dalla Francia e grazie a Diane de Poitiers. Quindi credetemi, non diremo più che hai il culo in fiamme. Una sorpresa per voi. Chiudete gli occhi. Non ho il piacere di conoscervi, mademoiselle, ma ho il dispiacere di notare che siete molto maleducata. Una bimba come voi deve inchinarsi davanti a una donna come me. Senza dubbio, ma io sono Maria Stuarda, regina di Scozia. Siete stata voi a consigliarmi di mandare una nave in Scozia. Come potete vedere, ho seguito il vostro consiglio, come se fosse stato di una regina.
Maestro, un giovane chiede di vedervi. È per ciò che sapete. Di chi sono queste cianfrusaglie? Non sono cianfrusaglie, maestro. Sono gioielli molto preziosi che la mia padrona ha comprato. Sbrigati! Portami da bere. Che cos'è? È latte d'asina, madame. Altamente raccomandato dal maestro Nostradamus in persona. Ammirate la sua purezza, il suo candore immacolato. E dov'è il mio decotto d'oro? D'oro puro? Con tutto il rispetto, madame, non ve ne servirò più. Tu non... No, è finito. E per fortuna, direi. Sapete che avreste potuto uccidervi con quel veleno. Veleno? Il mio oro? È uno di quei veleni insidiosi che vi distruggono giorno dopo giorno, mentre fanno la fortuna dei truffatori, che li preparano per voi. Oro, bella duchessa, datemi il vostro oro e io preparerò un elisir che vi impedirà di invecchiare e vi manterrà bella per sempre. Sfacciato, piccolo insolente. Chi ti credi di essere per farmi la predica? Io sono una persona che vi ama. Che cosa hai detto? Ho detto che vi amo. E lo ripeto. E lo ripeterò per tutta la vita, perché è la verità. Potete anche uccidermi, potete sbattermi in prigione, potete picchiarmi, ma non mi impedirete mai di dirvi che vi amo. Sì, è vero, vi amo. Amo la rabbia nei vostri occhi e quella dolce voce da candida bambina che presto dirà: ora credo di sentire un po' di freddo. Ma come hai osato? Fuori! Va al diavolo! Va al diavolo! Non voglio più vederti! Mai più in vita mia! Sento freddo, sì, sento molto freddo. Sento molto freddo. Durante la mia ultima visita vi ho detto che io soffro di un'angoscia inspiegabile. Prima la sentivo solo di notte, ma adesso la sento a qualsiasi ora del giorno. Vorrei sapere se, nonostante questa sensazione insopportabile, insomma, se le stelle mi sono favorevoli. In passato ho già sfilato un oroscopo per voi che riguardava... Il re, sì, ma è per me che sono venuta qui. Ma è proprio voi che il re ama. Su questo punto... le stelle non sono mai cambiate dal primo giorno, quindi non siate amareggiata. Ma no, quello che provo non ha nulla a che fare con l'amarezza. Io mi sento ansiosa, oppressa, affetta da un tormento così profondo che non riesco a definire. Paura? Sì, per lui, sì. Lui sarebbe il re? È assurdo, vero? Mi confermate che non c'è ragione di provare così tanta paura? Il nostro re Enrico deve assolutamente evitare di combattere in un'arena recintata durante l'estate del suo 40° anno. Un'arena da torneo non è forse un'arena recintata? E non è forse questa l'estate del 40° anno di Enrico II? Sapendo questo, per quale motivo non l'avete dissuaso dall'organizzare questo torneo? Dovreste sapere che le stelle non possono essere beffate impunemente. Madame, avete per caso letto le profezie che ho raccolto nel mio libro Le Centurie? Sì, sì, ma devo ammettere... Ve ne raccomando una in particolare. La più importante date le circostanze in cui ci troviamo. Il giovane leone, il vecchio sormonterà nel campo bellico durante singolar tensione. Nella gabbia d'oro gli occhi lui perforerà.
Due ferite in una. Poi la morte. Morte crudele. Tenete conto anche delle mie prescrizioni. L'oro potabile, ad esempio. Non sono solito giudicare i miei clienti, ma ero spaventato. Spaventato? L'oro liquido non è un semplice elisir. Bevendone in tali quantità, si beve direttamente dai fiumi dell'inferno. Otterrete ciò che chiedete. La giovinezza. La giovinezza eterna. Ma la pagherete cara. Molto cara. Sarà a costo della vostra vita. Morirete. Morirete con un aspetto giovane, certo, ma voi morirete. Sire, questa non è la prima volta che ho l'onore di assistere a un torneo, ma mai prima d'ora ho visto una bestia così magnifica. Eh sì, questa bestia è uno splendore. Un bellissimo destriero. Ah, capitano, venite pure a vedere il cavallo con cui intendo farvi mangiare la polvere. Il rispetto che vi porto mi impedisce di auspicarvi la stessa sorte, ma farò del mio meglio per ricambiarvi l'augurio. Bienvenuto. Montgomery ha eseguito tutti i compiti che gli ho affidato alla perfezione. E per premiarlo, l'ho scelto come avversario per la grande giostra. Signor maresciallo. Stasera, Montgomery. Madame, quello è il posto di sua maestà, non posso. Il re ora a cavallo. E credetemi, lo preferisce. Ma voi no, non è vero? Enrico ha vinto brillantemente la prima giostra contro Montgomery. Poi ne ha preteso una seconda. Al cui termine, lui e Montgomery sono stati dichiarati pari merito. E adesso? Vuole disputare un terzo duello. Lo ha fatto per rendere più eclatante la sua vittoria. Voi potreste convincere il re a rinunciare a questa terza giostra. Mi dispiace, madame. Ho provato a dissuaderlo, ma invano. Vi prego, insistete. Fate ancora un tentativo. Vostra maestà, noi dovremmo gridare viva il re. Io, Maria Stuarda, non sono d'accordo. Spero che a vincere sia Montgomery. Come capitano della guardia scozzese, rappresenta in qualche modo il mio paese natale. Oh, troppo tardi, madame. Le truppe hanno suonato. Stanno per partire. Dite,
cos'è successo? Temo, madame, che sia necessaria una nuova gara. Entrambi hanno spezzato le lance senza essere stati disarcionati. Quindi il torneo non è ancora finito? Vedo che stanno portando una nuova lancia a Sua Maestà. E il conte di Montgomerino sta cambiando la sua, anche se in parte scheggiata. Per quale motivo non l'ha cambiata? Per eleganza. Il gioco è fatto. La vittoria non può assolutamente sfuggire a Enrico II. Oh, a proposito, vi ho detto qual è il nome del cavallo che sta montando il re? Si chiama Sfortunato. Perché me lo state dicendo? Spero che non sia un presagio funesto. Mio Dio, madame, ve l'ho detto affinché, se necessario, possiate gridare il suo nome per incoraggiarlo. Sono partiti. Madame, avete bisogno che vi porti qualcosa da bere? Un po' d'acqua fredda, forse? Con qualche fogliolina di menta tritata è molto confortante. Vi farebbe molto bene. Oh. Avrei preferito la morte piuttosto che vivere una giornata così infelice. Sappiamo cosa è successo. Vi prego, signore. Da quanto si è capito, la lancia del capitano Montgomery, invece di colpire lo scudo del re Enrico, è scivolata sull'elmo e ha sollevato la visiera. Una lunga scheggia ha poi trapassato il suo occhio sinistro prima di entrare nel cervello. Il chirurgo Ambroise Paré e il suo assistente hanno già tentato di rimuovere la scheggia di legno, ma invano. Quindi hanno chiesto che venissero consegnati loro 4 condannati a morte per poter riprodurre una ferita che fosse identica a quella del re. Questi uomini si sono salvati. Almeno uno di loro. Così almeno posso continuare a sperare. Non lo sappiamo ancora. Dobbiamo aspettare, madame. E pregare.
la pena. Perché? Perché rimanete nella nebbia? Sono Ambras Poirée, il vostro primo medico. E non sono io nella nebbia, Sire. È la nebbia che si trova nella testa di vostra maestà. Il vostro nome? Sì. Il vostro nome mi dice qualcosa? Ma... non lo so. Non lo so più. Vitaro. Tutto il denaro che chiedete. Non sono diventato medico per essere ricco, Sire. Prima di essere al servizio di vostra maestà, io curavo i poveri. I poveri? Molto bene. Molto bene, sì. Vostra maestà. Potete curare il re meglio di un povero? No, mi dispiace, non è possibile. E per quale motivo? Perché ho sempre trattato i poveri come dei re. Gli altri due sono morti. Questi non stanno molto meglio. E il re? È ancora vivo, per grazia di Dio. Ma ha perso conoscenza. Bene. Almeno può sfuggire alle sue sofferenze. E ora vediamo. Sì, fatemi luce. No! Sapremo prima che faccia buio se il quarto ha una possibilità di sopravvivere. Ciò che abbiamo inflitto a quest'uomo, la sua sofferenza per salvare il re, supera in crudeltà ciò che un essere umano potrebbe mai sopportare. Volevo dire a Madame de Valentinois che forse sarebbe meglio per re Enrico. Voglio che viva. Lui deve vivere. Vado dalla duchessa di Valentinois. La duchessa di Valentinois? Non è di Antipotie? Sì, è lei. Dicono che è molto bella, non è vero? Sì, ma non è per la bellezza che vado a trovarla, bensì per la morte.
Madame, non vi avevo consigliata di rimanere a letto? Sì, è vero. Questo palazzo è silenzioso come una tomba. Voglio sapere. Siete così pallida. Volete che vada a cercare aiuto? Voi volete aiutarmi? È la mia vocazione. Allora, aiutatemi a morire. No. In questo momento. No, non posso farlo. Mi hanno insegnato... Sofia, signore. Se voi non siete stato in grado di aiutare il re a vivere... Perché è morto, vero? Allora, almeno aiutate sua moglie a morire. Prendete quegli smeraldi. Avrebbero potuto ornare una corona.
hanno incastonato il mio cuore. Volete che li dia alle vostre figlie? Oh, no. Le mie figlie sono state lontane da me per talmente tanto tempo. Datele a Margot, la figlia di Enrico, la figlia che avrei potuto avere con lui. È questa la fine? È una fine. La fine del primo capitolo della vostra vita, dove sogni e realtà si mescolano. Ma la realtà non era così male. Il tempo non è stato un problema. Indubbiamente è per questo che sono rimasta così a lungo su questa terra. Spero che il sogno che vivrò sarà altrettanto bello. Sono sicuro che lo sarà. Non vi siete mai vista dormire? Io vi ho vista dormire. Sapete che sorridete nel sonno? E a chi pensate che io possa sorridere mentre dormo? Agli angeli, questo è ovvio. Voi credete negli angeli? Ho sempre creduto in me stessa. E Enrico ha sempre detto che sono un angelo, quindi io credo negli angeli. Questo è il nome di sillogismo. Voi sapete molte cose. Sento che il sonno si sta avvicinando. Allora chiudete gli occhi e lasciatevi andare. Ma prima io devo dettarvi le mie ultime volontà. Mi ero preparato per questo. Fate con comodo. Ho pensato a tutto. Fin nei minimi dettagli. I miei smeraldi alla principessa Margot. Date i lasciti in beneficenza. E il numero di rintocchi delle campane. Il peso delle candele. La qualità dell'incenso. Questa tomba è vuota. È un depistaggio. Il vero corpo di Diane de Poitiers giace sotto i vostri piedi, in una cripta segreta. È stata riesumata qualche anno fa e poi riseppellita dopo che gli scienziati hanno analizzato le sue ossa e alcune ciocche di capelli.
Vi abbiamo trovato molto oro, in una quantità tale da causare la morte di Diane, al confine tra alchimia, magia e medicina. All'epoca si diceva che l'oro potesse rendere inalterabile chi lo assorbiva. Così l'ha bevuto. E più lei invecchiava, più lei aumentava la dose. Diane è morta per aver voluto rimanere giovane per sempre. A quanto pare la bellezza non ha prezzo. La storia di Diane de Poitiers finisce qui, portando dietro di sé altri misteri.